Le ho girato l'email. Credo sia importante. Ok, allora lascio fare a voi. Secolo abbiamo la possibilità di ritornare in possesso della prima coppa del calcio italiano. Ma professore, siamo sicuri? Guarda, come comitato degli storici della Fondazione Genoa abbiamo esaminato attentamente le fotografie che ci sono arrivate da Miami. In base a queste e in base alle caratteristiche di cui eravamo a conoscenza, ti posso garantire che è l'autentica coppa del 1898. Bene, è un colpo veramente magistrale. Eccezionale. Ma non solo per la città, per il Genoa, per i tifosi, per la storia del calcio. A Miami, come ci è arrivata? Nessuno lo sa, questo è veramente un grande mistero. E sul punto il venditore è rimasto abbottonatissimo. Ma hai qualcuno laggiù, qualcuno che ti supporti? Sì, certo, abbiamo un consulente capace e fidato. Ma chi è? È un avvocato di Miami. Non c'è tempo da perdere. Ho rinnovato il passaporto, ho il biglietto, parto domani. Incredibile, tra pochi giorni sarà di nuovo nelle nostre mani. Già, dopo tutto questo tempo. Ti ricordi quando ci raccontavano della fondazione del Genoa nel 1893, del calcio dei pionieri in quell'epoca e naturalmente della nascita del calcio in Italia? Siamo nel 1893, 7 settembre. Una trentina di sudditi britannici residenti a Genova si riunisce presso il consolato britannico di via Palestro 10, interno 4, per fondare un club sportivo. Genoa Cricket and Athletic Club. Passati alcuni anni, il Genoa e altre sei società si riuniscono per fondare la Federazione Italiana Football. Queste società erano un'altra di Genova, tre di Torino, una di Milano e una di Alessandria. Il Genoa è l'unica squadra, calcisticamente parlando, sopravvissuta a quell'operazione fondamentale per il calcio in Italia. Viene deciso nel contempo di iniziare i campionati ufficiali nazionali e l'8 maggio a Torino, in concomitanza con i festeggiamenti per il 50° anniversario dello Statuto Albertino, viene disputato il primo campionato che sarà vinto dal Genoa, partecipanti altre tre società torinesi. Ma professore, ma con che maglia giocava il Genoa questi primi campionati? Il Genoa aveva una divisa un po' particolare, semplice, una camicia bianca. Il primo campionato è stato disputato con una camicia bianca. Per contro, i due campionati successivi, il Genoa cambia casacca, diventa a strisce verticali bianco-celesti. Solo nel 1901 diventerà rosso-blu, rosso-granata e blu. Certo che il Genoa era una squadra fortissima, una squadra incredibile, ma la Coppa non è stata creata proprio in occasione del primo campionato? In effetti la Coppa, questa Coppa d'Onore, è stata commissionata dai tifosi torinesi e in particolare dal Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia, che era uno sportivo oltre che un esploratore famosissimo.
E questa coppa sarebbe stata attribuita definitivamente alla squadra che avesse vinto 3 campionati consecutivi. Eccoci qua, l'abbiamo vinti noi per i 3 campionati. Genoa dopo il 98 vince nel 99 e la vince anche nel 1900. E quindi questa coppa diventa di sua proprietà definitiva. Rimasta a Genova per un certo numero di anni, dopodiché se ne perdono le tracce. L'ultima notizia che abbiamo riguarda il fatto che nel 1909 questa coppa era stata tenuta da un calciatore del Genoa pionieristico, nonché un vicepresidente della società, come pegno per un prestito di 500 lire che aveva elargito, che aveva concesso al sodalizio rossoblù. Dopodiché, fino a questo momento, non abbiamo saputo più nulla. Se ne erano perse le tracce, ma fino ad ora. Certo, le ultime notizie che avevamo in nostro possesso risalgono a verbali del Genoa e quindi al 1909-1910, in cui viene richiesta la restituzione della coppa da parte di DAPL. Evidentemente non c'è stata questa restituzione, in quanto dopodiché non l'abbiamo mai più vista. Non sappiamo quindi che viaggi possa avere fatto, fino a quando adesso abbiamo avuto la fortuna di essere contattati per riprendercela, riportarla a casa. Questa è una foto, l'unica che conosciamo, della coppa originale. Questa foto è stata recuperata da un componente del comitato storico, un giornalista, il quale, contattando una discendente, una parente di DAPL, Henry DAPL, nato a Genova di origine svizzera, quello che aveva conservato presso di sé questa coppa, è l'unica possibilità che ci ha dato di poter verificare se poteva essere autentica quella che ci è stata proposta. Senza di questa foto noi avremmo avuto delle difficoltà a poter interpretare come doveva essere la coppa originale. Finalmente, bentornato. Grazie. Tutto bene? Beh, non poteva andare meglio. Finalmente possiamo vedere la coppa in tutto il suo splendore.